Con la buona stagione erano ricominciati i lavori a Sant'Agata. Due ampi corpi laterali venivano ad aggiungersi al primitivo edificio. Fin dai primi di marzo, Verdi e Giuseppina erano tornati da Parigi. Così, servite il signore. E nell'agosto era venuto a trovarli Leone Escudier. Proprio come lei diceva. L'editore parigino che stampava le opere di Verdi. Non è andata molto bene, infatti. Sa, madame, tutti aspettavano solamente le opere di Verdi. A quel pranzo c'era anche Antonio Barezzi. So che hai firmato con Rocco Plan per l'opera di Parigi. La pace era dunque fatta. Non so quando potrò scriverla. Leone Escudier era venuto dalla Francia anche con un incarico ufficiale. Lo sa, signor Antonio, a Louisa Miller a Parigi un successore. Veramente? Sì, grazie. Sì. A nome di Luigi Napoleone Bonaparte, presidente della Repubblica Francese, ho l'onore di consegnarle, mio caro maestro, le insegne e il nastro della Legion d'Onore. Barezzi non se lo aspettava, ma ecco nella sua commovente verità come lo stesso Escudier descrive la scena. Alla notizia, Antonio Barezzi agitò le braccia, si alzò, si gettò al collo di Verdi. Ma signora Antonio, cosa succede? Ma che cosa fa? Abbracciandolo e baciandolo. Se la cosa le è dispiaciuta, perché... Ma signor Antonio, andiamo. Ma su, non si sente bene? Non sarà mica addolorato. Io? Addolorato? Ma cosa dici mai? Addolorato? Che idea! La posso vedere? Non è bella, signor Antonio? Senti, se io ti chiedessi... Che cosa? No, niente. Allora, evviva! Salute. A votre santé. Grazie. Ecco. Grazie. Verdi, se io ti chiedessi, tu t'arrabbi. Cosa vorrebbe? Se io ti chiedessi di tenerla. Solo per poco, solo per oggi. Per cosa? Cosa vuol farne? Caro signor Antonio, la croce gliela impresto io. Solo per oggi, però. Allora io vado. Grazie. Oh, grazie, signora Peppina. Grazie. Vado, eh. No, non scomodarti, piglio solo il cappello. Grazie per il buon pranzo, eh. Vado. Grazie. E così se ne va. Si dimentica di salutarvi. Ma perché l'ha voluta? È corsa a farla vedere a tutta Busseto. Meno. Ma oui. Ah, che benedetto uomo. Che uomo. Caro maestro, ecco qui stampata la vostra signora delle camelie. Ah, grazie. Da questo dramma di Alessandro Dumas, Piave trasse il libretto della Traviata. Volete che per sempre a lui rinunzi? È d'uovo. Ah no, giammai! Non sapete quale affetto vivo, immenso, marda in petto. Non sapete che colpita, che malata è la mia vita. Malata, malattia, morbo. Non sapete che colpita d'aspro morbo è la mia vita. Da fiero morbo. D'atro morbo è la mia vita. Non sapete quale affetto vivo, immenso, marda in petto. Non sapete quale affetto vivo, immenso, marda in petto. La Traviata, che poi Verdi scrisse in poco più di un mese, ebbe un inizio difficile, cosa incredibile per lui. Non sapete. Che le sue opere le scriveva di getto. Non sapete quale affetto vivo, immenso, marda in petto. Verdi si era portato libretto e spartito a Roma, pensando di lavorare alla Traviata nelle ore che gli lasciavano libere le prove di scena del Trovatore.
Inutile, non ci riusciva. La musica non gli veniva. Roma. Giuseppina lo aveva accompagnato fino a Livorno soltanto, a metà strada. Lì lui l'aveva lasciata in una camera d'albergo. Ancora temendo le chiacchiere e i pettegolezzi di Roma, non aveva voluto portarla con sé. Da Livorno, dove era esiliata, Giuseppina scriveva al suo Verdi le più belle lettere che una donna innamorata e lontana possa scrivere all'uomo che ama. Mio caro Verdi, ti confesso la mia debolezza. Questa separazione mi è stata più dolorosa di tante altre. Senza di te sono come un corpo senza anima. Io starei con te degli anni senza conoscere né noia né sazietà. Godo moltissimo che tu ti trovi perso senza di me. E tu non hai scritto niente? Nemmeno una pagina della tua nuova opera? Bene, ne sono contenta. Vedi, tu non hai me in un angolo della tua stanza ad ascoltarti mentre lavori. Questa frase è preziosa per farci sapere quale posto occupa Giuseppina non solo nel cuore, ma nella vita e nel lavoro di Verdi, che, orgoglioso e ombroso com'era, solo da lei accettava suggerimenti, consigli e perfino critiche. Tu non hai me in un angolo della tua stanza rannicchiato su una poltrona. Su una poltrona che ti dica: questo è bello, mago. Questo no. Fermati. Ripeti. E questo è originale. Ora, senza di me, esiliata qui a Livorno, e Dio ti castiga, facendoti aspettare e lambiccare il cervello, prima di aprirne le caselline e farne uscire le tue magnifiche idee musicali. Infatti, a Sant'Agata, dopo il folgorante successo del Trovatore a Roma, all'improvviso le caselline si erano aperte e le idee musicali sgorgavano come un torrente. Febbrilmente, quasi di getto, Verdi scrisse la Traviata. Dobbiamo qui registrare uno strano atteggiamento di Giuseppina nei confronti proprio della Traviata. Forse quel dramma risvegliava in lei ricordi sempre vivi e sempre penosi, non lo sappiamo. Certo è che nelle sue lettere scrive «il nostro trovatore», ma la Traviata non la nomina mai. E in quei 40 giorni Giuseppina fu sofferente, quasi sempre malata. Poi accadde che un giorno... Signora, è quasi luna. Il risotto poi diventa colla. Lo chiama lei, signor maestro? Sì, certo. Verdi scriveva. Scriveva quella che sarà una delle più belle arie della Traviata, l'aria di Violetta. Addio del passato, bei sogni ridenti. Bei sogni
Bellissima scena in cui la povera donna, sola, nella inutile attesa che l'amato ritorni, scopre sul suo volto. Scopre allo specchio i segni crudeli della sua disperazione e della sua inesorabile malattia. Stavi ascoltando? Sì. No, 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 no. Adesso andiamo a mangiare. Andiamo, su. Grazie. Mai Verdi aveva scritto musica che arrivasse così diretta al cuore come per questa povera cortigiana assetata d'amore, ansiosa di redimersi. È assurdo dire, come si è detto, che la Traviata racconti il dramma di Giuseppina. Ma nell'animo di un artista nulla di lui va perduto. Tutto si cambia in qualcosa di ricco e di strano. E in questo senso il dolore di Violetta riecheggia quello di Giuseppina. Diciamo che senza Giuseppina e il suo dramma, la Traviata non sarebbe stata quella Traviata che conosciamo. Traviata. Già il titolo dell'opera ci dice che non è la storia di una cortigiana, ma di una Traviata.
una donna che solo le crudeli circostanze della vita hanno traviato dalla via giusta su cui la riporterà l'amore. La traviata è tutta in violetta. Violetta era il nome che Piave aveva dato alla Margherita Gautier di Dumas. Tutto prende luce da lei. Nel cuore di Verdi c'è sempre e solo violetta. Quando, dopo la festa in cui ha conosciuto il giovane Alfredo, ha intravisto la possibilità di una vita diversa, dove l'amore non sia una cosa che si compra e soprattutto che si vende, ma ha un bisogno dell'anima. Rientrata nella sua stanza, sola, dopo il tumulto della festa, Violetta si dibatte. Possibile che dopo anni di esistenza arida e inutile la sua vita abbia trovato uno scopo? Vuole e non vuole cedere alla voce di Alfredo. Che la invita a un amore vero, a una vita diversa. Si dibatte, si ribella. No, è troppo tardi. Il suo destino è segnato. Lei è una creatura fatta per il piacere, per il lusso, incapace di amare. Adesso Violetta ha lasciato la sua triste professione di cortigiana. Per amore di Alfredo è andata a vivere in campagna, sola con lui. Ma il padre di Alfredo, che rappresenta la società borghese, i suoi pregiudizi, forse quei medesimi pregiudizi che avevano turbato Barezzi, viene da lei perché abbandoni Alfredo. Invano Violetta si difende. Possiamo riportare tutta l'ammirabile scena in cui il padre di Alfredo
toccando abilmente tutte le corde della commozione, convince la povera donna a rinunciare all'amore del figlio. È tutto un fluire di musica che va ascoltato per intero. Riporteremo solo, per la sua straziante intensità, l'addio disperato di Violetta ad Alfredo, ignaro del sacrificio che lei sta per fare. Come nel dramma di Dumas, troppo tardi Alfredo viene a conoscere il sacrificio di Violetta. Allorché ritorna da lei, pentito, già Violetta muore. La prima rappresentazione della Traviata alla Fenice di Venezia il 6 marzo 1853 fu un memorabile fiasco. Caro Muzio, la Traviata stasera fiasco. La colpa è mia o dei cantanti? Il tempo giudicherà. Caro Ricordi, la Traviata ha fatto fiasco. Fiasco deciso. Non indaghiamo le cause. È così. Molto aveva contribuito, per degli spettatori abituati a re, profeti, principi, cavalieri, la sconcertante novità di vedere cantare sulla scena borghesi come loro. Altri, come già a Parigi, erano rimasti offesi dalla crudezza del dramma. Gira e rigira, la resta sempre una prostituta. Questo Verdi davvero non se lo meritava. Proprio lei dice questo. E il fatto è, signora mia,
che malgrado il talento, o meglio il genio di Verdi, a questo lo dovevano portare il Rigoletto e la sua smania per la realtà e il realismo. Il melodramma non ha niente a che vedere con la realtà e non deve imitare la realtà. Infatti, nella vita reale, la gente non canta mica, parla. Verdi aveva scritto a un amico: la Traviata ha fatto un fiascone e, peggio, hanno riso. Eppure non ne sono turbato. Credo che l'ultima parola sulla Traviata non sia quella di stasera. E infatti, l'anno dopo, proprio a Venezia, non alla Fenice ma al Teatro San Benedetto, la Traviata fu un trionfo. E da allora è rimasta una delle opere che il pubblico preferisce. Non c'è giorno, dice una statistica, che in un teatro del mondo almeno non si rappresenti la Traviata. Dai, tiro! Ecco. Tiro. Così, così! Tirassi, tirassi! Si dice che nel giardino di Sant'Agata... Ah. Così va bene, adesso andate con l'altro, forza ragazzi, coraggio, dai, induma! Verdi e Giuseppina piantarono una quercia per il Trovatore, un platano per il Rigoletto e un salice per la Traviata. Questa tradizione sta a indicare come anche nella mente di Verdi queste tre opere, scritte nel breve spazio di 2 anni, formassero un tutt'uno, un gruppo a sé. Faccio io, signora! No, lasci! In quale senso? Probabilmente nel senso che tutte e tre rappresentano in Verdi un momento unico e felice. Che vorremmo chiamare quello della asciutta essenzialità dei mezzi e dello stile. Siedi. In autunno, Verdi e Giuseppina partono ancora una volta per Parigi. Vi rimarranno 3 anni. A Parigi si prepara una grande esposizione universale e Verdi ha avuto un incarico ufficiale di grandissimo prestigio. Scrivere per il Teatro di Stato, l'Opéra, l'opera di inaugurazione. Perché questo incarico ufficiale proprio a Verdi, un italiano, uno straniero? Probabilmente dietro questa scelta c'era un gioco politico, i nuovi rapporti tra la Francia e l'Italia. E con l'Italia vogliamo dire il Piemonte. In modo siamo stati costretti dalla nostra situazione, poiché non ci sono possibilità di risolvere e compiere il nostro destino. Dove da un anno Cavour era primo ministro. Ci è stata negata finora la possibilità di vedere compiuta... Da un anno la Francia non era più una repubblica, era tornata ad essere un impero. E Luigi Napoleone Bonaparte, Napoleone III, era il nuovo imperatore dei francesi. L'Italia entrava nel gioco di Napoleone III. L'Italia, e precisamente il Lombardo-Veneto, era il punto vulnerabile della sua grande nemica, l'Austria. E Cavour vedeva solo in Napoleone III e in un aiuto dell'esercito francese la possibilità per il piccolo Piemonte di cacciare gli austriaci dal Lombardo-Veneto e chissà, forse conquistare e unificare l'Italia. E Verdi in tutto questo? Quali erano oggi le opinioni politiche di Verdi? Le sue idee politiche erano quelle del salotto Maffei e della intelligenza che lo frequentava. Chiudete le porte, spegnete le candele e andate pure a dormire. Se ci serve qualcosa, facciamo da noi. Una sera, lasciati andare via tutti gli altri, gli intimi di casa Maffei si riuniscono. Andiamo, cara. Dalle ribelli giornate del 1848, 5 anni erano passati. 5 lunghi anni con gli austriaci in casa. Vogliamo passare di là, signori. E tutti gli altri sono... A liberare l'Italia non bastavano insurrezioni e barricate. Per cacciare gli austriaci ci voleva un esercito. E un esercito lo aveva solo il Piemonte, il re del Piemonte. Di qua. Vittorio Emanuele II. Molti italiani erano adesso disposti a rinunciare all'antica aspirazione alla Repubblica, purché l'Italia si facesse. Appunto. E per farla, seguire la politica di Cavour. Ma Cavour e il Piemonte vogliono dire monarchia. Vogliono dire un esercito. E la Repubblica? E Mazzini? Mazzini non ha un esercito, non ce l'ha. Fu una notte lunga, combattuta, quella in cui i componenti il salotto Maffei decisero a malincuore di abbandonare Mazzini
e il sogno di fare dell'Italia una repubblica. Scusate, signori, a quest'ora ho soltanto caffè. Ho mandato tutti quanti domestici a dormire. Per attenersi a un programma più realizzabile. Cattaneo, prego. Grazie. E appoggiare la politica di Cavour e del Piemonte. E in cambio accettarne il re, purché si facesse l'Italia. Questo non sarà fare l'Italia, ma aiutare il Piemonte a conquistare l'Italia. Possiamo fare diversamente? Prego. La decisione, forse necessaria, era stata amara. E da allora anche Verdi, che aveva scritto a Piave: l'Italia sarà una, libera, repubblicana, che altro potrebbe essere? Passò dalla parte di Cavour. Per l'Opera di Parigi scrisse I Vespri siciliani. Il suo genio così popolare in Francia e in Italia rappresentava un punto d'incontro tra francesi e italiani nel sottile gioco diplomatico di Cavour, che avrebbe portato l'esercito francese e Napoleone III a scendere in Italia a fianco del Piemonte. Alla prima dei Vespri siciliani a Parigi c'era tutta la società intellettuale piemontese e lombarda. Non c'è dubbio che in quell'occasione Verdi fu presentato a Napoleone III. Bravo! Nous nous sommes déjà rencontrés à Londres, vous vous souvenez? Je me souviens parfaitement. Ça a été un honneur. Napoleone III aveva trascorso la sua Bravo. Giovinezza in Italia. Bella, bellissima opera. Fa onore alla nostra Italia. Era astuto e calcolatore. Vous permettez, cher ami? Ma anche sentimentale. E in fondo al cuore gli era rimasta quell'Italia della sua giovinezza. Moi aussi j'aime bien l'Italie. Fu presentata anche Giuseppina, la signora Verdi, all'imperatore e all'imperatrice? Noi pensiamo di sì. Tanto più che qualche tempo dopo, Verdi fu addirittura ospite per una settimana dell'imperatore e dell'imperatrice nel castello di Compiègne, dove era riunita la corte. Con questi inviti alle più alte personalità delle arti e delle scienze, Napoleone III teneva legata a sé l'opinione pubblica. Volutamente, ogni cerimoniale era bandito. Per accentuare la familiarità di queste serate, l'orchestra che suonava durante il pranzo veniva sostituita da un piano automatico azionato dal più giovane degli ufficiali. Me feriez-vous l'honneur de m'accorder cette danse, Madame Verdi? Ah. Merci bien, monsieur l'ambassadeur, mais c'est pas pour mon âge. Madame Verdi, signora Verdi. Je m'excuse. Giuseppina, pateticamente, sentiva di avvicinarsi a quel traguardo così alto da sembrarle a volte impossibile. Merci beaucoup. A chiudere questo periodo, diciamo, ufficiale di Verdi... È il brevetto dell'ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, per Verdi. Ah, bene, bene, benissimo. Verdi, partito al mondo, all'è l'Italia. Verdi e Manzoni. Verdi però scrive musica, che va diritto al cuore. E si capisce senza bisogno di traduzioni. A Parigi, come a Moncalè. Buongiorno. Buongiorno, maestro. Fa freddo, eh? Pronto caffè? Verdi sì, era tornato a Sant'Agata. Buongiorno, signor maestro. Buongiorno. Freddo stamattina? Sì, fa freddo. Anselmo, io in mattinata vado prima a Civitella, poi al Piantadoro, così sapete dove trovarmi. Il suo amore per la campagna... Scrive Giuseppina Escudier, l'editore parigino. Ah, mi raccomando il letame. È diventato mania, pazzia, rabbia, furore, tutto quello che volete di più esagerato. Si alza con il giorno... Già, perché in una fattoria organizzata bene, tutto deve essere utilizzato di nuovo. E niente deve andare sprecato. Buongiorno, signor maestro. Buongiorno. Il calesso è pronto qui fuori. Va bene.
Hai capito? Sì, signor maestro. Mi raccomando ancora, sì. Hai attaccato lo stellato? Sì, signor maestro. Va bene, andiamo. Verdi aveva comperato per altri 300.000 franchi di terra. I suoi possedimenti arrivavano adesso fino al Po. La terra, l'antico istinto contadino di possedere terra. E non una terra qualunque, ma quella terra bassa, nebbiosa, fumosa, della bassa pianura lombarda. Caro Scudier, capirete così che rientra a casa la sera morto di fatica. Dai, tira, tira. Oh. Illumina in camera da pranzo. Oh, mon Dieu! Che li metto lì fuori e li lavi e spacciassero tutto il pavimento, che sei tutto in fangaia. Rientra stanco, morto di fatica. E chi potrebbe allora fargli prendere la penna per scrivere? Invece, Verdi scrisse sul libretto di Piave il Simon Boccanegra per la Fenice di Venezia e rielaborò lo Stiffelio, cambiandogli nome in Aroldo, per il teatro nuovo che si inaugurava a Rimini. I limiti del nostro lavoro non ci avrebbero consentito di parlare dell'Aroldo se in questa occasione non fosse avvenuto il primo incontro importante fra Verdi e Mariani. Angelo Mariani fu in Italia il primo vero direttore d'orchestra, senza discussione il più grande del suo tempo. Prima di lui l'orchestra veniva diretta quasi sempre dal primo violino, che dava i tempi e gli attacchi. Grandissimo musicista, era debole, vanitoso, capriccioso di carattere. Aveva 36 anni e diceva di averne 32. Si sentiva bello, era un donnaiolo impenitente. Esibizionista, recitava sempre sul lavoro e nella vita. No, 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 no. Ma come si fa a suonare così? È una vera crisi di disperazione. Ma si sente male. È il cuore. Mariani, vogliamo suonare? Signori, di nuovo, 5 prima del B. Quella di Verdi e Mariani fu una grande amicizia, ma come sempre Verdi esigeva, fatta di rispetto, di ammirazione e di dedizione assoluta. Quando, per circostanze che vedremo, agli occhi di Verdi questa assoluta dedizione venne meno, la loro amicizia si ruppe. Dopo l'Aroldo, nel 1858, Verdi scrisse Un ballo in maschera. Nel ballo in maschera, un marito che si crede tradito uccideva il re di cui era geloso durante, appunto, un ballo in maschera. E l'uccisione di un re era più di quanto occorreva per mettere in allarme tutte le censure d'Italia. Verdi era giunto a Napoli con lo spartito completo dell'opera. Sì? Signor maestro, ci stanno qua sotto il signor Cesare De Santis e il signor Vincenzo Torelli del Teatro San Carlo che chiedono di parlare a vostra eccellenza. Qui di eccellenze non ce ne sono. Li faccia accomodare in saletta. Scendo. Peppina? Giuseppina sì? Era con lui a Napoli. Anzi, Verdi aveva scritto... Verrò con mia moglie. Peppina, devo scendere un momento. Torelli e Cesarino De Santis aspettano giù. Cesarino De Santis? Già. Mia moglie. Torno presto. Un altro personaggio entrato da poco nella vita di Verdi era venuto a Napoli con lui. Beh, vieni giù con me. Così passeggi e fai la pipì. Lulù? Lulù, che tentava di riempire in Verdi e Giuseppina quel vuoto di non avere figli. Caro Verdi,
Noi non avremo figli, perché Dio forse mi punisce per i miei peccati. Ma dei figli suoi, di lei, che ne era, ci si chiederà? Non sappiamo con certezza. Giuseppina evitò in ogni maniera che qualunque notizia su di loro colpisse... E gli asciugamani, signore? Ma nel bagno, naturalmente. Vabbè. Colpisse anche solo di riflesso il nome di Verdi. Non diciamo certo, niente. Sta certo. Arrivando, sta arrivando, oh. Zitto. Buongiorno a tutti, eccomi qua. Buongiorno. Maestro. Tutto bene? Tutto benissimo. Meno male. Tre mesi. Tre mesi che la censura ha proibito il libretto. Un mese che sono fermo qui a Napoli. E solo adesso mi si dice che è stato proibito. Voi, Cesarino, voi dovevate dirlo. Ma così il maestro non avrebbe completato la musica. La musica. La musica fa parte dell'azione. Volete capirlo o no? Voi pensate che se si cambiano le parole o anche quello che succede, la musica va bene lo stesso, no? Perché... Perché per quell'azione ci vuole proprio quella musica. Quella e soltanto quella musica. Ma io non sono mica uno che scrive pezzi o arie. Io compongo. Io compongo un dramma. Un dramma in musica. Sì. Sì, sì, maestro. Non vi spazientito, maestro. In fondo, la censura vuole solo qualche cambiamento. Poco o niente. Eh? Cosa? Poco o niente? Poco o niente, voi dite, eh? Sentite, sentite cos'è il vostro poco o niente. Primo, niente re. Boh, al solito, come nel Rigoletto, a sentir la censura, un re non può mai essere ammazzato. Due, attenzione, la moglie. La moglie diventa la sorella. Così il congiurato cospiratore che ammazza il re, che come re non può essere ammazzato, lo ammazza perché è geloso della propria sorella. Splendido, emozionante. Terzo, l'azione deve essere trasportata nel Medioevo. Perché? Me lo dite voi perché proprio nel Medioevo? Ecco. La vedete voi questa musica leggera, elegante, ambientata in un tenebroso medioevo? Ma perché non nell'età della pietra, allora? E bastasse questo. Niente ballo. Ma perché poi? È forse immorale il ballare? È un'offesa ai Borboni che governano Napoli? Mistero. Nessuno sa il perché. Peppina, nell'opera c'è un paggio giovanissimo, come un folletto pazzo, va cantando, crea dei guai, così, senza saperlo e né volerlo, da spensierato, come un ragazzo, e canta come un ragazzo. E com'è la canzone? Su. E secondo la censura, questo paggio s'ha da cambiare in un guerriero. Ma che razza di cretini! Ma quello che mi indigna di più è la grande imbecillità di costoro. Perché mai deve essere un guerriero e non un paggio? Ve lo immaginate voi un guerriero che si mette a cantare così? Oscar lo sa, ma non lo dirà. Tra la 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 la. No, io ritiro l'opera e non la do. Ma i miei abbonati a San Carlo, così senza la vostra opera, si rifiuteranno di pagare l'abbonamento. Si finirà in tribunale. Va bene. Sarà una magnifica occasione per rendere pubblica l'imbecillità della censura e di quei governi che la vogliono. Questa faccenda mi mette d'un gran buon umore. Verdi trascorse tre mesi a Napoli. Forse proprio la lite con la censura lo metteva di buon umore. Come m'avete fatte accigliate, Don Dummi, oi! Don Dummi era il pittore Domenico Morelli.
Levati di mezzo, Lulù. Chissà, forse gli pareva di ritrovare i bei tempi della sua giovinezza, quando ogni opera era una battaglia. In verità, più vicino ai 50 che ai 40, Verdi sentiva che qualcosa in lui si acquietava, si riappacificava. Di tu sa fedele il flutto m'aspetta, se molle di pianto la donna di lei. Conosceva un nuovo sentimento, la malinconia. Dicendomi addio, dicendomi addio. Lo stesso legame con Giuseppina, dopo 15 lunghi anni di incertezza, si risolveva da solo, come tutte le cose nella vita. Giuseppina era ora accettata e venerata come sua moglie. L'Averno ed il cielo irà ti sfida. Guarda come ti ha fatto Delfico. Verdi e Lulù. Questo era uno dei balli appunto del ballo in maschera. Finora i balli, anche quelli di corte, scritti da Verdi, avevano un che di inconfondibilmente italiano, di provinciale. Pensate alla festa che apre il Rigoletto. La festa del ballo in maschera ha la raffinatezza di un vero ballo di corte. Brava! Brava la signora Giuseppina, complimenti! Bella tragedia, mutò in commedia. E che paccaro su caso strano, e che commenti per la città. E che paccaro su caso strano, e che commenti per la città. E che paccaro su caso strano, e che commenti per la città. E che paccaro su caso strano. Si fece la causa e Verdi, in un certo qual modo, la vinse. Ritirò l'opera, non la diede più a Napoli, ma a Roma. Tutta Roma cantava le arie del ballo in maschera. Di tu sei fedele il flutto m'aspetta, se mo' Nando vai! Di tu sei fedele il flutto m'aspetta. Ma disgraziato, mi fiori corte, lo so, lo dico a te. Tutta Roma cantava le arie del ballo in maschera. Tutti gridavano viva Verdi. Viva Verdi! Viva Verdi, beh, perché non ve va bene viva Verdi? Ma andate, andate pure voi a sentir ballo e maschera, che è meglio e ve fa pure bene! Ma che volemo fare? Siamo Verdi, va. Quei 5 punti messi alla parola Verdi ne cambiavano il significato. Padre. Figliolo. Che tempi, che tempi! Vittorio Emanuele, re di Italia. Eh? Speriamo che questo disastro non giunga mai. Che... Di tu sei fedele il flutto m'aspetta. Verdi pareva designato dal destino ad essere una bandiera. Prima nel 48 con la sua musica, adesso con il suo stesso nome. Vittorio Emanuele, il re del piccolo Piemonte, sarebbe diventato davvero re d'Italia e si sarebbe finalmente fatta questa Italia. Signori senatori, signori deputati. Il lungo sotterraneo lavoro diplomatico di Cavour avrebbe raggiunto i suoi frutti? Anni di astuto e paziente lavoro, prima per portare l'opinione italiana, rinunciando all'idea della Repubblica, ad accettare il re del Piemonte, e poi sull'indeciso e sfuggente Napoleone III, che voleva e non voleva aiutare il Piemonte. Temeva l'Austria, ma temeva anche la nascita di un'Italia forte e unita. Comportati dall'esperienza del passato, avrebbe Napoleone rispettato quell'accordo così faticosamente raggiunto, che se l'Austria avesse attaccato il Piemonte, la Francia sarebbe intervenuta con il suo esercito? Usando la nostra politica sulla giustizia, sull'amore della libertà e della patria. Il nostro Piemonte, piccolo per territorio, acquistò credito in Europa perché grande per le idee che rappresenta, e noi non siamo insensibili al grido di dolore che da tante parti d'Italia si leva verso di noi.
Questa frase di proposito era una vera provocazione. Sarebbe bastata per spingere l'Austria infastidita a dichiarare guerra al Piemonte. Se gli austriaci ci attaccassero, se facessero il passo falso di attaccarci. Cribiu. E si attacca il Sunen? Signor Conte, c'è? È arrivato per telegrafo. Il Ticino. Quei stupidi alman all'ampassal al Tisin. Ci attaccano. Per il trattato segreto che esisteva tra il Piemonte e Napoleone III, i francesi erano obbligati adesso a dichiarare guerra all'Austria. Di quella pira l'orrenda foca, tutte le fibre. E l'unica cosa che so di Verdi è chissà come la stono. Eh sì, signor Conte. Verdi è arrivata! Lettera! Lettera da Genova! Scrive Mariani da Genova! Verdi! Così il fieno si conserva, capito? Lettera! A Laura, è per le stalle... Aspetta, Simon, ne parliamo dopo, aspetta. Notizia da Genova, Mariani? Lettera di Mariani, sì. Eccola qua. Ah, benissimo. Leggiamo la lettera. No, aspetta. Maria! Maria, caffè, subito! Sentiamola. Ah, Mariani. Pieno di difetti fin qui, ma affezionato. Un amico. Sentiamo cosa scrive. Maestro mio ed amico, ecco, odo le batterie del porto di Genova che a cannonate annunciano l'arrivo di Napoleone. Sono le 2 del pomeriggio. Per Dio, sembra la fine del mondo. Le campane salutano a festa le navi cariche di soldati francesi che portano il loro aiuto fraterno all'Italia per conquistare la tanto sospirata indipendenza. Oh, Verdi mio, sommo maestro! Perché non sei qui con la tua gentile signora Peppina? Signor maestro, mi scusi, signor maestro, ma è vera la notizia che a Genova sono arrivati i francesi? È vera che è arrivata? Verissimo. Per mandar via sti paracardi austriaci. Verissimo. Che c'è, Maria? Posso dare la notizia in cucina? Sicuro. Grazie. I francesi! Sono arrivati i francesi con i soldati! Hai sentito? È il cannone. Sì. Sparano dalla parte di Piacenza. Verdi, è meglio che io vada. Si sente rumore di là. Si sono svegliati i domestici. Vieni che te. Oh, Madonna, signore! Ma cos'è stato? Gesù santissimo, è stata una cannonata. Ma qui spara il cannone, sono cannonata. Certo. Oh, signor maestro, che paura, sparano qui vicino. No, ma che, dalla parte di Piacenza, sono 18 chilometri da qui. Beh, poi cosa c'è? Non siete contenta? Non volevate che andassero via gli austriaci? È cominciata la guerra. Ma sarà lunga la guerra, signor maestro. Dio solo lo sa. Anselmo, oddio! Anselmo, che succede? Oh, mio signor, di notte farà alzare questi bambini. Pensate già. Tenere i bambini alzati a quest'ora. Avevano paura, così li ho fatti alzare. Brava. Tieni. Bene, ha fatto bene. Tieni che te. Grazie. Quando saranno grandi e ci sarà un'Italia, se la ricorderanno stanotte. Mamma! Questo non sono un cannonato. Forse hanno fatto saltare i punti sul posto. Sono gli austriaci. Maestro, pari il cannone. Stavolta sì che li mandiamo via gli austriaci. Oh, bravo. A
Ha ragione, signor maestro. Ambrogio ha ragione, stavolta sì che li mandiamo ma via. Questa volta mica sarà come nel 48. Sono venuto tutto il razzo per vedere se si vedevano i fuochi, ma si vedevano no. Ma che? Gli spari non sono mica qua, sono lontani, sono verso Piacenza. Maestro, ma verranno qua, cosa crede? Beh, se vengono qua noi siamo pronti. Io ho il nuovo fucile da caccia. Voi la doppietta l'avete? Certo che ce l'ho. E Ambrogio ha la sua spingarda del tempo di Napoleone I, eh? Vecchia sì, ma spara ancora! Maria, metti sul caffè e sì, dai un caffè sì, a signora. Tutti. Oh, anche oh, ma è vero che sparano? Il Peppino. Io senti sparare. È tardi, sono quasi le 2. Un buon caffè e andiamo tutti a dormire. Sì, tornate a letto che non c'è pericolo. E buonanotte a tutti quanti. Signora. Buonanotte. E che sia una buona notte per l'Italia, eh? Si sentono dei colpi, sembrerebbero cannonate. Se oh, che la spenga il fornello, Maria, quando l'ha fatto il caffè. Maestro. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Ah, accidenti, ho dimenticato aperta la finestra. Oh, chissà le zanzare. Già. Continuano, eh? Mariani l'aveva scritto che cominciava da qui. Mm? Oh, Verdi mio, te lo scrivo ancora. Non restare allo scoperto come sei. Perché se gli austriaci si mettono in ritirata, c'è tutta probabilità che nella vostra pianura vi siano scontri d'armi sanguinosi. Ah, Mariani, con le sue lettere. E gli austriaci commettono barbarie per ogni dove. Ieri, per esempio, presso Torriglia, fucilarono una famiglia intera. Peppina? Sì? Metti tutto al sicuro. Ma soprattutto, mettiti tu al sicuro. Quelle orde barbariche non rispettano né celebrità, né talento. Io non voglio lasciare Sant'Agata. Oltretutto, scappare mi ripugna, capisci? Mi ripugna immensamente, Peppina. Ma io... Sai, i casi della vita sono poi tanti. Se con la guerra mi capitasse qualcosa... Ma cosa dici? Mariani è un blagueur. Poi qualunque cosa succede a te, io sono con te, capita anche a me, ciao. Sì, ma... Se capitasse a me e non a te? Sai, prima di tutto, mia cara, tu non sei nessuno qui. Sant'Agata e tutto quanto andrebbe per legge ai miei lontani parenti, che potrebbero osare persino di... Per la legge, mia moglie, tu non lo sei. E allora? Allora, sposiamoci. Oh no, non così, non per questo, non per questa ragione, Verdi mio, non per l'eredità. Se è per questo mi caccino, mi mandino via tutti i tuoi eredi legittimi o no. Ma io, Giuseppina... Porta a te. Che vuoi che mi porti? No, 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 ho sognato, sì, ho sognato tutta la vita che tu mi dicessi, che tu mi chiedessi, ti sposo... Che mi tu dicessi queste parole, ma non per questo, non per l'eredità. No, mai. Se tu dovessi morire, muoio anch'io. Chi ci pensa alla roba? No, no, mai. Ma non solo per questo te l'ho detto, mica solo per questo. Dopo sì. Sono io adesso che te lo chiedo. Ma dopo la guerra. Ah, ho aspettato tanto che tu mi dicessi questo. Ma dopo la guerra... Quando quella ragione non c'è più. Testa dura. Testa durissima. Signora Verdi, Giuseppina Verdi. A confermarci che il matrimonio era stato veramente deciso in quel periodo, per due volte, ed è la prima volta, troviamo Giuseppina Verdi. Caro De Santis, mezza dozzina di baci al vostro piccolo Peppino. Scrive a Cesarino De Santis, l'amico di Napoli che ha avuto un figliolo. E per quest'autunno, insegnategli a dire... Giuseppina Verdi. La seconda citazione è ancora più importante. Le vittorie ottenute finora dai valorosi nostri fratelli non furono senza sangue.
e non senza supremi dolori per migliaia di famiglie. Propongo una sottoscrizione a favore dei feriti e delle famiglie povere di coloro che morirono per la patria. Io ho sottoscritto 25 Napoleoni d'oro e tu non sottoscrivi? Io? Sì, non vuoi dare niente dei tuoi risparmi? Ma sì, Verdi mio, io do a te e tu dai per me. No, ci vuole anche il tuo nome, per esempio. Il mio nome? Ma certamente. Il mio nome è Giuseppina. Verdi. Giuseppina Verdi. I soldi. Uno, due, tre, quattro. Il maestro, il signor maestro, dov'è? Guarda, arriva dal giardino. Signor maestro. Sì, arrivo. Sai che... Mi scusi, Vittorio Emanuele è già entrato a Milano insieme a Napoleone. Giuseppina! Ma è vero davvero? Lei sa il giornale che Vittorio Emanuele è entrato a Milano insieme a Napoleone. Tutto il nord Italia si sollevò, appoggiando l'esercito franco-piemontese. Alla fine di giugno, a Solferino e a San Martino, francesi e piemontesi battevano ancora una volta gli austriaci, aprendosi la via verso Venezia. Quando Napoleone III a Villafranca, improvvisamente, senza dire nulla ai piemontesi, firmava per suo conto la pace con l'Austria. La Lombardia veniva annessa al Piemonte, ma Venezia e tutto il Veneto restavano nelle mani dell'Austria. La guerra era finita, lasciando la bocca amara a tutti gli italiani. Il Piemonte, che non aveva la forza di continuarla da solo, dovette accettare quella pace. Verdi e Giuseppina, alla fine di quel 1859, andavano a sposarsi in un remoto paesino di montagna. Questo momento atteso da tanti anni e che Giuseppina si era ripromessa come una festa segreta, cadeva in giorni tristi, giorni più che di dolore, di rabbia, di alto dispetto. Carissima Clarina, le scrivo sotto l'impressione del più alto dispetto e non so cosa mi dica. Dov'è la tanto sospirata indipendenza d'Italia? Dopo tante vittorie, quale risultato? Quanto sangue per noi? Così in segreto, pare una scena da melodramma. Cimarosa, il matrimonio segreto. Avevano scelto un paesino dell'Alta Savoia, che allora apparteneva al Piemonte, perché in Piemonte il matrimonio religioso aveva anche valore legale e civile. Noi non avremmo mai saputo di questo matrimonio, rimanendo nel dubbio se Verdi e Giuseppina si fossero mai sposati, se 10 anni dopo Verdi, necessitando per adottare una sua cuginetta del certificato di matrimonio, non si fosse rivolto ad un amico, raccontandogli anche la scena che noi riportiamo, così come la racconta Verdi. Il matrimonio fu celebrato a Collonges. Scrive Verdi sbagliando il nome del paese, che è Collonges-sur-Salève. Da un abate meraviglioso. Bene arrivati. Bene arrivata, madame. Bene arrivato, maestro. Buongiorno. Buongiorno. È tutto pronto per la cerimonia e non lo sa nessuno. Bene. Madame? Purtroppo abbiamo difficoltà per trovare i testimoni. Sono tutti fuori al lavoro. Lei capisce, non c'è nessuno in paese. Ah. A dire la verità, uno lo avrei trovato se il maestro non ha niente in contrario. Oh, no, no. Perché mai? Perché è il campanaro, con permesso. Jean-Pierre! Jean-Pierre Gras! Scusate. Jean-Pierre Gras! Scusate, è un bravo uomo, ma un po' sordo. E lo immagino. Sì, ma l'altro, i testimoni devono essere in due, no? Che ne dice di uno di questi? No, troppo vecchi. Ah, sì, sì, sono troppo vecchi. Aspettate un momento. Monsieur? Monsieur? Nous avons besoin de notre témoin. Voulez-vous le faire? Ecco. Così è tutto a posto. Benissimo, benissimo. Allora, io vado in chiesa per mettermi la cota. Vi aspetto là, d'accordo? D'accordo. Ragazzi, tutti in chiesa. Andiamo. Madame, vous permettez? Monsieur. Oui?
Est-ce que je dois sonner les cloches durant la cérémonie? Oui, mais est-ce qu'il faut payer un supplément? Oh, un tout petit peu. Bien. Tu veux les cloches? Jouer, jouer des cloches. Bon, alors j'y vais maintenant. Monsieur? Così, il 29 di agosto 1859, dopo 16 anni di convivenza, Giuseppe Verdi e Giuseppina Strepponi si uniscono in matrimonio. Una certa serenità era adesso tornata anche nel cielo d'Italia. Con grandissima abilità diplomatica, Cavour riusciva a rovesciare la situazione mettendo Napoleone davanti a un fatto compiuto. L'11 o il 12 marzo faremo i plebisciti. Cassette che scriva. Il fatto compiuto di annettersi con i plebisciti di tutta la popolazione, la Toscana, l'Emilia, Modena e Parma. Votare tutti, specialmente i contadini. Che i possidenti ai fittavoli li portino loro in drappelli, ma, come si dice, con entusiasmo. Andiamo a votare, andiamo a votare! Mesi dopo, Garibaldi, a capo di 1000 volontari, sbarcava in Sicilia. Conquistò tutto il sud d'Italia, sconfiggendo l'esercito dei Borboni senza aiuto di francesi o di stranieri. Occupò Napoli. Il 26 di ottobre 1860, Garibaldi consegnava a Vittorio Emanuele tutto il sud, semplicemente con una stretta di mano. Mancava ancora il Veneto e Roma, ma l'Italia era fatta. Al primo Parlamento d'Italia, riunito in Torino, Verdi era stato eletto deputato. La sala del primo Parlamento d'Italia, in verità, non era questa che vedete. Questo è il vecchio Parlamento piemontese. Per l'occasione, nel cortile del medesimo Palazzo Carignano, era stata eretta in legno, bellissima, una costruzione che oggi non esiste più. Verdi era stato eletto deputato. Visto il maestro lì fra i deputati? Cavour gli ha scritto una bellissima lettera perché accettasse, ma lui no, no, no. E Cavour di nuovo. Allora Verdi è andato a trovarlo per dirgli personalmente no. Il re Vittorio Emanuele II assume per sé e per i suoi successori il titolo di re d'Italia. La legge approvata. Così si chiudeva il primo atto dell'Unità d'Italia. Anche se mancava ancora il Veneto e Venezia, e soprattutto Roma, l'Italia era fatta. Un detto
Il vostro gioco, me credete, so apprezzare.